Ciao a tutti, amori miei, e ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Allora, l'altra volta ho fatto un sondaggio: amatriciana o carbonara? Cosa preferite? Ha stravinto la carbonara, ma comunque l'abbiamo fatta insieme, è piaciuta moltissimo. Ma poi c'è stata la parte che aveva scelto l'amatriciana, dice: perché non ci fa pure l'amatriciana? Perché non la faccio amatriciana? Certo che faccio amatriciana. Oggi andremo a fare l'amatriciana originale, quella vera, quella gustosa. Originariamente si usano gli spaghetti, non i bucatini. Tenete a mente, non è bucatino all'amatriciana, è spaghetto all'amatriciana. Io oggi userò pasta corta, pecorino, pomodoro, guanciale, senza cipolla, senza vino, senza olio, senza stronzate. Allora, guancialotto bello bello, eccolo qui, lo andiamo a tagliare come meglio preferiamo, o a cubetti, o a listarelle, a fiammifero, a pezzettoni. Come volete, così, io lo taglio così, lo vado a mettere in padella a sudare senza olio e senza grassi aggiunti, mi raccomando. Eccola qua, padella calda, guanciale dentro, così, lo facciamo sudare fino a che non tira fuori il proprio grasso, quindi per farlo sudare non serve una temperatura altissima. Lo mettiamo a temperatura bassa, il fornello, poi ho il pezzo di cotenna che non userò in mezzo alla salsa, però lo uso per farlo sudare anch'esso, perché comunque c'ha il grasso, c'ha il sapore e perché non metterlo allora? Eccolo qua, guardate che bellezza, inizia a soffriggere e a tirar fuori il proprio grasso. Non aumentate la fiamma, non fatevi prendere dalla fretta, perché questo è un piatto cult, questo è uno dei piatti più famosi al mondo dell'Italia di una volta, no? Quindi fatelo come si deve fare, non andiamo ad accorciare i tempi sempre per questa vita frenetica. Ci possiamo fermare tranquillamente 10 minuti, perché il tempo è quello, sono 10 minuti. Lo facciamo asciugare bene bene, sudare la croccantezza del guanciale, poi andremo a mettere il pomodoro. Non metto sale perché il guanciale e il pecorino sono già salati di natura e quindi userò soltanto quella sapidità. Nell'acqua della pasta andrò a mettere poco sale. Per oggi userò il fusillo corto. Che cos'è il fusillo corto? Questo qui, un fusillo particolare che mi va a raccogliere tutta la salsa, se ne impadronisce e io godo. Adesso guanciale bello croccantoso, come vedete, vado a rimuovere la metà, lo metto a parte in un piattino, così che lo metterò dopo a fine cottura del sugo per mantenere la parte croccante, altrimenti si ammorbidirà un po' troppo. Poi vado subito di tomato. Io metto la passata, potete mettere anche i pelati, quello va a gusto personale. Una volta messo il tomato, il pelato, non ne mettete tanto perché comunque l'amatriciana è un piatto che va col pomodoro bello tirato, non va annacquata la pasta nel pomodoro. Metto tre rondelline di peperoncino dell'orto mio, eccolo qua. Non lo faccio soffriggere altrimenti sarebbe troppo forte. Lo lascio cucinare piano piano così insieme alla salsa. Ok, adesso una volta che la salsa ha bollito, si è insaporita bene insieme al guanciale e tutto, vado a mettere in cottura un po' di pecorino, quindi pecorino romano, rigorosamente pecorino romano, non sardo, non toscano, ma romano. Quindi mettiamo una parte qui e poi metteremo il resto a fine impiattamento, così che si insaporirà già da subito il pomodoro col guanciale e il pecorino. Il peperoncino l'ho tolto così che non mi diventa un piatto troppo troppo piccante e poi non me lo ritrovo sotto i denti, altrimenti mi ustiono. Ecco qua, il processo, tutto il processo durerà sì e no 5 minuti. Quindi adesso spegniamo la fiamma, aspettiamo la pasta perché comunque il fusillo ha 14 minuti, 14-15 minuti di cottura, se è un ottimo tipo di pasta. E poi andremo a risaltare. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Quindi la pasta è pronta.
La passiamo nella salsa. Guardate che belli. Questi fusilli qui sono fantastici perché una volta cotti si allungano, diventano tipo fisarmonica e mi vanno a prendere tutta la salsa. La raccolgono tutta e vi rimane in mezzo al fusillo. Quindi il fusillo lo consiglio. Poi ci sono i tradizionali che useranno gli spaghetti. Altri potranno usare le mezze maniche. Insomma, per questa pasta qui io il fusillo ce lo vedo. Addio. Quindi saltiamo insieme, facciamo cucinare un minuto e mezzo insieme, così che la pasta prende al 300% il sapore di tutta la salsa. Guardate che bellezza, guardate che bellezza. Non c'è pomodoro in eccesso, è sufficiente per condire la pasta, così deve essere. Goduria. Eccoci qui. Dopo 10 minuti è tutto pronto, guardate qui. Niente, è più il tempo della cottura della pasta che dovete aspettare che tutto il resto. È meravigliosamente buona. Facciamo un bel piattone di quelli casarecci perché la matriciana gourmet non si è mai vista. Mettiamo tutti i pezzettini che ci sono di guanciale nella salsa. In più abbiamo il guanciale, quello che ci siamo rilasciati prima, no? Bello croccantone da mettere sopra, così. Guardate che bellezza, mamma mia, spettacolo vero. Tocco finale e goduria finale, il pecorino, una bella spolverata di pecorino, di quelle proprio che dicono sì, ancora ti prego, dai, mamma mia, guarda qua che piatto. Mio Dio, che bontà, questo mangio io. Buonissimo. Allora, ragazzi, questa è poesia, poesia pura. Guardate che meraviglia qui, guardate che meraviglia. Mamma mia. Io adesso mi sono messo fuori al balcone perché deve odorare tutto il quartiere. Un odore. Ma di che stiamo parlando? Mamma mia. Quindi mi raccomando, niente sale nella salsa, nell'acqua, un pizzichino, niente di più. Questa è poesia. Ragazzi, rifate la matriciana di Simone e vedrete quanto si gode. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Come sempre, andate sul mio blog, visitate e condividete tutte le mie ricette. Vi ringrazio come sempre, buona giornata. Un bacione, ma oggi il bacione non ve lo tiro perché devo mangiare. Mio Dio, perché ne ho fatta così poca? Mamma mia, quanto è buona!